IdeaWebTV.it, buonasera, siamo al consueto appuntamento con Antonio Bertolotto. Buonasera Bertolotto. Buonasera, come va? Noi tutto bene, lei ci diceva che sta ancora camminando. Sì, sono tra Ville di Corsano, che è un paese dopo Siena, Ok. e Bagni di Petriolo, che è verso Grosseto. E ci diceva che ne avrà ancora per un 2 ore, comunque il È un percorso non paio di era orette. cortissimo. È perché sono partito all'una da Cuneo, sono partito stamattina alle 7 e siamo arrivati all'una lì sul posto. È andata bene che non abbiamo trovato traffico. Comunque sono nel parco qua che c'è della zona tra Siena e Grosseto, bellissimo. Infatti, immaginiamo un posto stupendo. Selvatico, selvatico, ulivi, campi di ulivo, proprio non tanto ordinati, più proprio bellissimo, una cosa, un paesaggio unico. L'Italia è veramente straordinaria perché cioè, me la corro a piedi, non soltanto in macchina, a piedi ogni ora che fai di camminata cambia totalmente il paesaggio. Una varietà impressionante. Sì, veramente, l'Italia è tutta da visitare, io la sto scoprendo con queste camminate. E ha avuto, nonostante tutto, modo di parlare con qualcuno? Ha incontrato qualcuno in particolare? Poca roba, ho incontrato dei giovani e qualche anziano nei portoni all'ombra perché Certo, quindi classica scena seduti all'ombra sulle sedie. sì. E quando gli racconto cosa faccio, si gralano gli occhi, ma da Cuneo è partito, certo sono partito da Cuneo. Andiamo a parlare con vado a parlare con gente come voi per sapere come vanno le cose, perché è vero che c'è la crisi o non c'è la crisi? Come non c'è la crisi? Ma qua non abbiamo qui, no. Lì comincia la baruffa, vai. Apre il vaso di Pandora. Avanti, avanti, ognuno ti dice la sua e poi ti indicano la strada, ti fanno gli auguri, ma veramente guardi, ho trovato tutta gente, l'italiano veramente è un bel popolo, un grande popolo. È la solidarietà di cui parla, di Sì, cui porta in giro la bandiera, diciamo. veramente, nonostante che vedi poi ognuno ha i problemi, però c'è sempre il sorriso, c'è la disponibilità, è vero, è bello, un bel popolo, è una merita, mi incoraggia sempre di più, merita a continuare a fare quello che faccio. Benissimo, Italia, siamo. sì, il popolo italiano lo merita, lo merita. Bene, bene, questa è una visione che ci dà fiducia. E senta, non è ancora arrivato, però domani dove prevede di arrivare? Che tappa seguirà? Domani da Bagni di Panticato vado a Paganico. A Paganico. Paganico, sì, Civitella Paganico e Paganico. Combinazione, noi lì abbiamo anche una centrale elettrica, andrò anche a trovare i miei uomini. Occasione per una visita. Sì, Civitella Paganico, è un paesino medievale, bellissimo, montato sul cucuzzolo della collina. Sarà 500-600 metri d'altezza. Posti bellissimi, paesi medievali, alcuni anche ancora fortificati. Sono tutte cose da scoprire. Sono paesi minori che non sono noti, non sono conosciuti dalle mappe turistiche più importanti, ma hanno ognuno alla sua storia, i suoi significati. Bello, bello. Ma l'Italia è tutta Sì. così, Profumano eh? di storia, insomma, c'è proprio l'aria di Sì, cultura. dal nord al sud, dall'est all'ovest, l'Italia è stata prima i Romani, poi prima i Romani le popolazioni antiche, poi dopo ci hanno invaso i nordici, gli attuali extracomunitari, no, di allora, invasero poi diventarono loro dotti, istruiti dai Romani e comandarono loro. Questa grande cultura che l'hanno applicata, noi invece l'abbiamo persa, ce l'avevamo e l'abbiamo persa. Sì, Continuiamo a paradossalmente, riprenderla. sì, dice lei, paradossalmente noi eravamo il centro e invece sono state poi le periferie. Nessuno ce la nega, ma siamo noi che non la stiamo prendendo. Quella dignità di popolo che può dare ancora molto all'Europa e al mondo intero. Senta, vuole chiudere come di consueto con un pensiero, una dedica speciale, ha qualcosa in mente? Ma guardi, la dedica di oggi è un po' particolare. E a questo, l'altro giorno sono stato intervistato dal Sole 24 Ore Sì. e ho ricordato loro che avevo letto su una rivista inglese che la Schröder nel 2003 fece una legge che la chiamarono il mini job. La Merkel l'altro anno l'ha ancora confermata e rappresenta il 14% della forza lavoro tedesca. Cioè loro, i
ragazzi che sono a casa, che erano disoccupati, sì, con questa legge 20 ore alla settimana a 400 euro al mese. Un apprendista ce l'ha a 4 soldi e può andare avanti e mantenere il negozio aperto e il ragazzo impara un mestiere. E difatti la dedica la faccio al perché l'Italia non adotta questi sistemi che all'estero hanno avuto fortuna. Comunque i tedeschi dal 2003 che l'attuano e occupa il 14% del posto di lavoro. Noi abbiamo zona d'Italia con il 25-27% di disoccupazione, altri un po' di meno, e se applicassimo anche noi una legge così, non è il sociale che paga, cioè non è il pantalone dello Stato che paga, ma sono le aziende. E le aziende così avrebbero una forza lavoro a costo basso che potrebbero superare il momento. Perciò le due parti si darebbero una mano. Certo, i ragazzi imparerebbero un mestiere, come ha detto giustamente. Voilà. Perfetto, quindi la dedichiamo appunto a questo immobilismo a volte che ci ha penalizzato fino a questo momento. Basta guardare fuori dalla finestra cosa fanno gli altri. Perché dobbiamo sempre inventare l'acqua calda per vedere che siamo i primi della classe e poi dopo le cose non funzionano. Adottiamo ciò che funziona all'estero. E la ringraziamo Bertolotto, le auguriamo buon viaggio, visto che deve proseguire e arrivare alla meta. Ci sentiamo domani. Grazie a lei. Grazie, salute a voi. Buona serata.